Buongiorno ragazzi, in questo video vi racconto quello che ho fatto in Costa Rica e quanto ho speso. Questo è il video del mese. E voi mi direte: Marcello, già stai facendo il video del mese, non hai fatto niente in Costa Rica, 3 video. Esatto, ci sono mesi sì e mesi no, dipende. Allora, sono arrivato in Costa Rica che avevo già un po' di materiale da fare per di Los Angeles. Ogni mese faccio dei video ma non riesco a montarli in tempo reale e quindi me li trascino fino al mese dopo. E quindi in Costa Rica avevo bene o male 3-4 video da fare di Los Angeles, forse un po' di più. Però non li ho montati subito perché le prime 2 settimane, avete visto, ho fatto uscire il primo video. L'ho fatto in vacanza praticamente, ho visitato un po' il Costa Rica in viaggio e poi quando Chiara se n'è andata le seconde 2 settimane le ho fatte di lavoro, quindi ho passato 2 settimane in vacanza muovendomi bene o male e 2 settimane invece solamente lavoro, quindi non muovendomi. Siamo qua a Jaco, abbiamo passato gli ultimi 5 giorni a lavorare un po' sul materiale di Los Angeles, in realtà le prime 2 settimane a non fare nulla. Adesso si ricomincia un po' a vivere. Oggi alle 4 del pomeriggio c'è una gara di surf e noi ci andiamo. Ovviamente non muovendomi e avendo anche altro materiale da montare non sono riuscito a fare troppi contenuti in Costa Rica ed è normale. Quando ho iniziato questo progetto il mio intento era di vivere come bene o male vivevo in Italia, cioè condurre la mia vita come se mi stessi trasferendo all'estero. Quindi se vado in Costa Rica un mese non posso fare il turista per un mese intero, mi devo provare a stabilizzare in qualche posto e provare a vivere la mia vita normale. Ed è quello che ho fatto. Quindi le seconde 2 settimane mi sono stabilizzato a Jaco, stavamo sempre nel residence che avete visto nello scorso video, e bene o male abbiamo condotto un'esistenza abbastanza monotona. Montavamo il materiale di Los Angeles, facevamo la spesa, pulivamo la stanza, andavamo in piscina, ci allenavamo, un'esistenza tranquilla. Questo è il nostro appartamentino, questa è la mia stanza. È un po' buia questa casa, devo ammettere. Considerando il sole del Costa Rica è veramente buia. Tutta la luce viene solamente da questa finestra. Questa è la mia stanza, questa è la cucina, questa è la stanza di Mattia che fortunatamente ha uno spiraglio di luce là in alto. E questo qua è il bagno. Questo qua è il bagno. Questo sono io. Il nostro è l'appartamento 38. Ci sono tanti appartamenti in questa sorta di isolato, un po' come il Truman Show. Là al centro c'è una piscina che è aperta dalla mattina fino alle 10 di sera. That's it, non c'è altro. Questo qua è il nostro appartamento. Se avessimo ancora la macchina la metteremo qua. Terminati i video di Los Angeles, abbiamo fatto un po' di clip là in Costa Rica. Ho fatto il video della meditazione, ho fatto il video con Ivan. E poi era finito il tempo, poi è scaduto il tempo. Questo perché quando sono in viaggio, anche se io mi stabilizzo, non sono molto produttivo, perché c'ho 200 cose da fare in più. Banalmente fare la lavanderia, fare la spesa, uscire per qualsiasi motivo ti prende più tempo, hai meno tempo per lavorare. A questo va aggiunto il fatto che Costa Rica è stato il primo stato fra questi che sto visitando che è nuovo. A Shanghai ero già stato una volta, a New York ero già stato 2 volte, a Los Angeles ero già stato 2 volte. Erano città che già conoscevo e quindi ero già tutto pronto per registrare i video, mentre in Costa Rica c'è stato un po' di impatto. Aggiungendo il fatto che sono stato 2 settimane inizialmente in vacanza, quindi non ho lavorato, più il fatto che avevo materiale di Los Angeles arretrato, più il fatto che era un paese nuovo, ovviamente sono stato meno prolifico in quanto a video. Ma non è un problema, era l'obiettivo fin dall'inizio. Sapevo che ci sarebbero stati mesi con più video e mesi con meno video, esattamente come quando sto a casa mia in Italia, che ci sono mesi in cui magari ne registro tanti e ne monto pochi. È normale, è la mia vita. Non ho molta ansia su questo. Dell'obiettivo di questo progetto è proprio quello di non essere in ansia su questo genere di cose. Passo un mese in Costa Rica, non è un problema se non visito La Fortuna, non è un problema se visito Playa del Coco, Tamarindo, Monteverde, non è un problema, lo farò quando andrò in vacanza in Costa Rica, tornerò sicuramente, ma questa volta volevo solamente provare a vivere in un posto, provarlo, e quel posto è stato Jaco perché mi è capitato, non sapevo niente. È mezzogiorno, io e Mattia abbiamo fame, quindi si fa pasta con cipolla e basta. Cipolla e basta. Pasta con tonno, passata, cipolla. È da ieri che mangiamo cipolla. Va bene, qua si continua a lavorare, io sto cercando sessioni di stretching perché sto facendo stretching questo mese. Qua abbiamo il tonno che è decisamente tanto, con la cipolla e il sugo, abbiamo la pasta e basta. Sono le 4, io nel frattempo ho corso su questa via con un caldo pazzesco, ho sudato tutta la cipolla che mi ero mangiato da pranzo. Passiamo per un negozio di elettronica per comprare un cavalletto, perché purtroppo io ho smarrito il mio cavalletto, penso di averlo lasciato nello scorso Airbnb. Sto facendo crescere i miei baffi. Cavalletto preso, adesso si va in spiaggia. Ragazzi, facciamo un po' schifo, ci siamo seduti in questo locale perché il localino è sulla spiaggia. Momento spiaggia finito, adesso si va a fare la spesa perché purtroppo siamo a corto di scorte. I supermercati dove andiamo sono 2. Uno qua vicino a casa, si chiama Multi Ahorro, è dove compriamo la roba in scatolata: acqua, tonno, pasta, sughi, queste cose qua. In quest'altro supermercato dove andiamo un po' più lontano, compriamo invece tutta quanta la roba fresca perché è un vero supermercato. E ci stiamo andando adesso. E non so perché è pieno di posti italiani, finti italiani però, cioè neanche minimamente simili a, insomma. Via, sono tutti abbastanza costosi, però quello con la migliore qualità prezzo secondo me è lui, El Chicano.
messicano, molto buono, molto molto buono. Costa come gli altri, ma più buono. Comunque non ho fatto bene a organizzarmi. Potevo organizzarla molto meglio. In generale, il Costa Rica non si presta molto per questo progetto. È un posto bellissimo per la natura, per le escursioni, per il mare, ma fondamentalmente non è un posto ottimo per le città. La città dove sono stato, che è Jacó, era una delle più grandi turistiche, ma comunque una città di mare, quindi si sviluppava su una via, in realtà era una via di 3 km con il lungomare accanto e tutta una serie di ristoranti e servizi. Era la mia prima volta in America Latina e mi ricordava molto le città dove ero stato nel sud-est asiatico, come Bali, come la Thailandia, come l'Indonesia in generale. Però, a differenza di queste città, era molto meno adatto Jacó ai backpackers o ai nomadi digitali, perché costa di più, perché è meno attrezzato, è un po' diverso. Per quanto riguarda le abitudini, tralasciando la prima parte che sono stato un po' a caso, tutta la seconda parte invece le ho rispettate, mi sono allenato, quelle principali ho mangiato cucinando quasi tutto il tempo, quindi su quello sono soddisfatto. La giornata di oggi è esattamente come quella di ieri. Abbiamo lavorato, ci siamo distratti durante il giorno, adesso che si avvicina il tramonto usciamo e andiamo in spiaggia. L'unica differenza è che oggi non ho i baffi. E niente, mi rialleno sempre qua, faccio un po' di trazioni, non è male. Anche oggi mi sono allenato, ho corso 6 km in mezz'ora, sto riprendendo anche a correre. Non dobbiamo comprare roba fresca, quindi andiamo al supermercato, quello un po' meno fornito, un po' più marcio, un po' più economico. Stiamo cenando zucchine, pollo e funghi. Pollo, zucchine, funghi. Oh, no. Penso che la parte più bella della mia seconda parte in Costa Rica sia stata la spiaggia, che era a 2 passi da casa. E quindi quando volevo facevo una pausa, andavo in spiaggia. Quando mi sentivo completamente allineato dal mondo facevo 2 passi all'aria, pieno di gente, pieno di ragazzi. E quindi insomma ci si poteva anche distrarre un po'. È bello poter vedere il tramonto ogni giorno su questa spiaggia. È bello perché è la prima volta nella mia vita in cui posso andare in spiaggia tutte le volte che voglio, quando voglio, per un lungo periodo. Non penso che sia mai successo nella mia vita di andare così tanto in spiaggia. Tra l'altro è una spiaggia abbastanza bella. Dicono che non sia bella questa, però in realtà a me piace. Quanto ho speso? In tutto ho speso 4.500 euro, di cui 700 di volo, ai quali vanno tolti però 2.30 che ho speso per quel biglietto per andare a El Salvador, che è un biglietto che in realtà ho buttato, mi serviva solamente per andare in Costa Rica, che se vogliono assicurare, l'ho già detto nel primo video, insomma. Quindi quei 230 euro buttati, gli altri soldi invece sono il biglietto che ho fatto sia per me che per Mattia per andare da Los Angeles in Costa Rica. Vi ricordo che tutte le spese sono da dividere per due, perché tutte le spese sono mie e di Mattia Guzman. Di alloggio ho speso 1516 euro, che è tanto pensando che sto andando in Costa Rica e Costa Rica non dovrebbe costare troppo rispetto a Los Angeles, e invece ho speso più di Los Angeles. A Los Angeles ho speso 1200 euro per l'alloggio, in Costa Rica 1500. Questo perché ho spezzato i vari prenotamenti, sono stato un po' da una parte, un po' dall'altra. Nello stesso Jacó sono stato in 3 differenti alloggi perché non sapevo se sarei rimasto oppure no, e quindi ogni volta ho prolungato in posti differenti ma nello stesso condominio. E quindi ovviamente senza avere lo sconto mensile, che quando tu prenoti su Airbnb, quando io prenoto per questi viaggi, la maggior parte delle volte lo faccio su Airbnb, prendo gli alloggi per 30-28 giorni, 28 notti, e superate le 27 notti, se non sbaglio, c'è lo sconto mensile, quindi la maggior parte degli alloggi costano un po' meno. Quello che ho pagato per andare a Los Angeles a notte non costava poco tanto quanto il mensile, c'è tipo lo sconto mensile che è del 30-50% in base alla struttura. Questa volta non è stato così perché, avendo spezzato i vari pernottamenti, ovviamente ho pagato a notte e non a mese. Per non parlare del fatto che a Los Angeles ho preso una stanza sola doppia in una casa, e in tutto questo mese invece ho preso case intere con almeno 2 stanze e 2 letti. Di cibo ho speso 1000 euro, in realtà un po' di meno. Il cibo in realtà costava esattamente come a Los Angeles, solo che le prime 2 settimane abbiamo mangiato sempre fuori e le seconde 2 settimane abbiamo fatto sempre la spesa. Una delle pochissime volte che mi ricordo di filmare il pasto, una piadina con pollo, avocado, pomodori, che ha fatto Mattia, che sta qua dietro che cucina. Ora me la mangio. Per colazione muesli e yogurt liquido, è una ricetta molto buona. Oh, che hai fatto, Mattia, che hai fatto? No. È tutto ok. Scotto la cifra. Perché? Buttacela dentro. Oddio santo, che schifo. No, questa è la parte del vlog dove tu smembri il pollo, magari. Un po' più di 1000 euro invece per i trasporti, perché 1000 euro erano di macchina, più altri 50 di benzina, più altri 60 per il taxi, più altri 60 per tornare all'aeroporto, e poi basta, quindi 1200 euro di trasporti. Di attrazioni 18 euro per andare al parco di Manuel Antonio, che è un parco naturale. Di servizi 15 euro di lavanderie, perché purtroppo nei primi Airbnb dove sono stato c'era la lavanderia in casa, la lavatrice, quindi non abbiamo speso niente, mentre nell'ultimo, le ultime 2 settimane, non c'era la lavatrice, quindi uscivamo fuori a 2 passi dal nostro condominio e c'era una lavanderia che ci lavava e stirava vestiti a pochi soldi, quindi in tutto 15 euro. Siamo andati a portare vestiti in lavanderia perché non c'è la lavatrice in casa. Questa qua è la lavanderia, là è dove pesano i vestiti, costa circa 8 euro a carico. Gracias. Ok.
Ho speso 25 euro per un cavalletto, perché ho perso, smarrito il mio cavalletto, non so per quale motivo, e l'ho ricomprato. E in tutto ho speso questi 4.500 euro da dividere per due, per me e Mattia. Sono un sacco di soldi per due motivi. Il primo motivo è perché Costa Rica costa un sacco a prescindere. Il secondo motivo è perché io non ho badato a spese, ho veramente speso come un turista. Il Costa Rica costa tanto, ne abbiamo parlato anche nello scorso video con Ivan. Perché sì, è in America Latina, però è lo stato più sicuro, è un po' la Svizzera dell'America Latina. E infatti è la meta, diciamo, numero uno per le famiglie americane, canadesi, perché è esotico, è diverso dall'America, però è comunque molto attrezzato, insomma, per il turismo e per le famiglie. Io in realtà, non conoscendo il Costa Rica, questa cosa l'ho scoperta mentre ci stavo, mi sono informato veramente poco, che è una cosa che mi piace. Alcune volte va molto bene, alcune volte meno bene. In realtà sono soddisfatto di come è andata in Costa Rica, mi sono divertito, però poteva andare ancora meglio. O meglio, non era uno stato che calzava a pennello con questo progetto, secondo me. Se vi ricordate comunque Ivan, che ha una famiglia intera, loro spendono 2.500 euro al mese, non ho detto nel video. Questa è la differenza, no? Nel stare solamente un mese oppure stare tanto. Se stai tanto tempo in una nazione, ovviamente impari a spendere di meno, l'affitto è più lungo, quindi costa molto di meno, hai tutta una serie di agevolazioni, tutta una serie di cose che ti permettono di abbattere le spese. Com'era questo Jacob? Mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Allora, devo dire, non ero mai stato in America Latina. È molto diverso da quello che mi aspettavo, più costoso di quello che mi aspettavo, e mi aspettavo di trovare più nomadi digitali, più giovani, più gente, più festa. Era tutto abbastanza tranquillo. Il motto del Costa Rica è pura vita, e io questo pura vita pensavo che fosse tipo un facciamo festa tutti i giorni, usciamo, ci divertiamo. E invece più un pura vita godiamocela, più un pura vita la natura, che bella. Il punto forte del Costa Rica secondo me è la natura, e io non l'ho vissuta perché non ho girato tanto. Ecco, i più simpatici in Costa Rica banalmente erano gli americani, erano i turisti, cioè la spiaggia era piena di turisti. Io ogni tanto in spiaggia camminavo, parlavo, provavo a interagire con un po' di esseri umani, perché sennò divento un orso. I più simpatici erano gli americani, non i locali, non gli europei. Gli europei veramente con una, come si dice, con una scopa nel culo, si può dire nel video? No, cioè tutti veramente, tutti non mi includevano, parlavano francese per di loro, cavoli. Va bene, io ero abituato al modello asiatico, del sud-est asiatico, che è famoso per i backpacker, pieno di giovani, pieno di viaggi, tutti molto inclusivi, attrezzato per questo genere di viaggi, più economico, e quindi avevo delle aspettative differenti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Costa Rica, di questo mese. Vi ho fatto vedere poco, purtroppo. Comunque è stato interessante, spero vi abbia interessato vedere comunque come si spende, l'intervista con Ivan, la parte più turistica iniziale. Ciao, ci vediamo con i prossimi video del prossimo. Ciao. Piensa cabeza.